Ok, salve. Nuova puntata di Leggera Euforia. Dopo tantissimo tempo torniamo in onda. Sono con Gianni Colacione, che è il direttore di Liberi TV, e mia ospite particolare e graditissima è Yolanda Casigliani, fondatrice del Cora, che è qui in funzione di valletta e farà con me quello che faceva Cota con Bossi, perché lei l'ha visto. Cioè, mi posacenere. Regge il posacenere, devi dirlo? Tengo il posacenere. Perfetto, quindi ho la valletta che mi tiene il posacenere, come faceva Cota con Bossi. Allora, parliamo di tre argomenti. Benvenuto Gianni, così ci dici anche te via via quello che pensi delle cose che diciamo e le tue opinioni. Allora, io pensavo a tre argomenti che si divideranno un po' il tempo di questa puntata di Leggera Euforia, e quindi comincerei col Ferguson, con i disordini di Ferguson. E uno potrebbe dire, beh, che c'entra con la guerra alla droga e i disordini di Ferguson? Invece io ho cominciato a vedere, prima l'avevo già pensato, perché devo dire che ormai sono tantissimi mesi, anni, che fra i vari articoli che leggo sulla War on Drugs, uno degli aspetti che viene spesso citato e analizzato è proprio il fatto che c'è stata un'estrema militarizzazione delle forze di polizia. Questo riguarda sia l'America, nel senso degli Stati Uniti, sia l'America del Sud. Spesso escono articoli, specialmente negli ultimi anni, in cui fra le conseguenze disastrose della guerra da droga si cita proprio questo fatto che le polizie si sono militarizzate e quindi hanno perso quell'aspetto di vicinanza ai cittadini, rapporto con i cittadini, tutela dei cittadini, ma sono diventati un corpo praticamente militare di esercito, che spesso esercita le sue azioni in maniera estremamente poi repressiva e poco, diciamo, adatta a trattare con persone che alla fine fanno parte della cittadinanza. Non è un nemico, voglio dire, l'esercito ragiona un po' come un nemico, e in questi articoli dicono anche, è ovvio che poi le forze di polizia, se hanno solo un martello, pensano che tutto sia un chiodo, dicono questo nei giornali americani, per cui sono portati anche ad avere e a sviluppare un rapporto molto diverso con la popolazione. E quindi hanno cominciato a uscire diversi articoli in inglese negli ultimi 3 o 4 giorni, dove proprio, e vi dico una serie di titoli che mi hanno colpito particolarmente proprio rispetto a questo, perché sono usciti, per esempio, la polizia di Ferguson è stata militarizzata gratuitamente dal Pentagono negli anni 90 per la War on Drugs. Come la polizia americana è diventata un esercito, il programma 1033. C'è un solo modo per prevenire le future Ferguson, farla finita con la guerra da droga. Per l'estrema militarizzazione della polizia in Ferguson possiamo ringraziare la guerra da droga, quindi non soltanto una voce, ma diverse voci. Poi sono andata a leggermi un po' questi articoli e vi leggo proprio un pezzettino per capire un po' di che cosa stiamo parlando. Negli anni 90 la proliferazione di violenza nelle città e di bande finanziate dal traffico di stupefacenti costituiva una minaccia che convinse il Congresso nel 1990 a promulgare il National Defense Authorization Act. La sezione 1208 di questo atto consente al segretario della difesa il trasferimento alle agenzie federali e di Stato di proprietà del Dipartimento della Difesa, comprese piccole armi e munizione, che il segretario determini che siano adatte per l'uso di tali agenzie in attività di contrasto alla droga e in eccesso per le esigenze del Dipartimento della Difesa. È stato chiamato il programma 1208, nel 96 il Congresso l'ha sostituito col 1033, che sostanzialmente dice la stessa cosa. In poche parole è l'esercito, la parte militare che addestra, passa armi, competenze e vari tipi di proprio appunto competenze alle polizie locali, di modo che queste diventino molto militarizzate. Abbiamo visto poi cosa è successo nel caso di Ferguson, cioè quello che da anni si dice in America, che poi si accanisce particolarmente la forza poliziesca, ormai già militare praticamente, non più poliziesca, contro le minoranze afroamericane e ispanoamericane, li chiamano i black and brown, cioè i neri e i marroni. Sono minoranze che, se si va a guardare le statistiche, sono arrestate di più, perquisite di più, sequestrate di più, condannate di più e condannate a pene più gravi. Questo rispetto alle violazioni delle leggi sulle droghe. Quindi è diventato praticamente un conflitto armato fra una parte della popolazione e le forze dell'ordine, che non collaborano più assolutamente, ma sono del tutto e completamente in guerra fra loro, una guerra resa durissima dal fatto appunto che sia da una parte che dall'altra ci sono competenze e armi sufficienti per scatenare episodi di violenza come quelli che abbiamo visto proprio a Ferguson e che ancora adesso
stanno facendo, cioè in America almeno non si parla d'altro o si parla di poche altre cose. C'è stato anche un altro, un'altra cosa legata alla guerra della droga piuttosto grave, che in America ha suscitato un grandissimo dibattito, ma da noi non se ne è saputo quasi nulla. Cioè circa 50.000 bambini negli ultimi mesi, minori, sono arrivati ai confini degli Stati Uniti, dalla parte del Messico, provenienti dal Centro America, perché fuggono a delle situazioni di violenza nelle città, di guerra tra bande, sempre legato a tutto quello che è il discorso del narcotraffico. Perché da quando, diciamo, gli Stati Uniti hanno finanziato il Plan Merida, il progetto di lotta al narcotraffico in Messico, si sono spostate un po' le violenze e tutto quello che era in Messico, tutte quelle morti che c'erano, si sono spostate nel Centro America, e da questi paesi, Guatemala e altri paesi del Centro America, arrivano queste ondate, appunto decine di migliaia di minori che vengono poi messi in delle specie di campi profughi. Sono delle fotografie veramente tristissime, ed è un problema che naturalmente smuove le coscienze americane, perché si parla di minori, oltretutto si parla anche di minori che quando poi riescono ad arrivare nelle città americane, chiaramente poi sono molto difficili da gestire, perché si portano dietro tutto il loro carico di esperienza, di violenza e di malavita. Direi, mi sembra di avervi detto molte cose. Avete qualche... Gianni, c'è qualche cosa da... Intanto c'è da registrare che, se non erro, a Ferguson è morto un altro ragazzo. Sì, certo. Di 23 anni, dopo Michael Brown, una sparatoria. Sì. Ed è effettivamente da registrare che, insomma... Poi peraltro in questo corpo di polizia, se non sbaglio, di Ferguson è presente soltanto un agente di colore. Sono purtroppo si inserisce in questa guerra alle droghe e in questa area degli Stati Uniti, si inserisce un pochino questo tema latente, che è un po' lo scontro razziale, che esplode, sì. Quindi c'è anche un sovrappiù di tensione che si inserisce in questo e che rende tutto estremamente esplosivo. E se non erro, poi alla fine il panorama un po' qui delle forze di polizia è un po' una specie di sudamericanizzazione, insomma, no? Un po' sembrano veramente le pattuglie, diciamo, di polizia che combattono quelle guerre praticamente senza... Sì, cioè un pochino questi panorami un po', ecco, messicani, dove ci sono appunto queste, che ormai non si capisce più la differenza tra un corpo di polizia, l'esercito, dove effettivamente il corpo di polizia dovrebbe essere dalla parte del cittadino, invece qua effettivamente sono tutti, effettivamente hanno, come tu dicevi, questo paragone del martello e del chiodo, ed è veramente, diciamo, con questa aggiunta poi appunto dello scontro razziale sempre latente, che esplode con una violenza inaudita, un po' forse anche un segno di una, non dico fallimento, però insomma della... Forse troppo tempo è passato dalle elezioni di Obama e dalla risposta in qualche senso anche su questo campo. Insomma, Obama Io se lo confronto, sì, se lo confronto con altre zone del mondo, ti posso dire però che questo scontro in altre zone del mondo, lo stesso praticamente identico, viene vissuto come scontro di classe invece che di razza, quindi è un po' una persecuzione dei più deboli, che in Stati Uniti prende questa sfumatura delle minoranze razziali. In altri paesi può prendere le sfumature dei più poveri, dei piccoli, dei pesci piccoli, dei tossicodipendenti, dei più disgraziati, che automaticamente poi, non importa che siano neri o marroni, col solo fatto che vengano presi con un grammo di fumo, diventano dei drogati, e quindi la polizia poi si sente autorizzata, più o meno militarizzata, a togliere ogni diritto. C'è proprio una violazione dei diritti umani quando una persona, tra l'altro mi sembra che Brown fosse stato fermato proprio esattamente a causa della sostanza che aveva. All'inizio è stato fermato col sospetto di detenere qualcosa, insomma, non so esattamente com'è andata, però ho letto che c'era una relazione anche con questo fermo, perché in realtà la scusa per fermare poi questi ragazzi, che in Stati Uniti sono appunto afroamericani e ispanoamericani, da noi sono semplicemente i ragazzi dei quartieri periferici delle città, i più poveri, i più strappati, i più agitati, diciamo, quelli più sì, svantaggiati, per una serie di ragioni, che poi non hanno nessuno che telefona all'avvocato, nessuno che si occupa di andare a recuperarli in carcere o a capire che sta succedendo, e quindi gli istinti peggiori delle forze dell'ordine, poi più o meno militarizzate, spesso si sfogano, trovano uno sfogo perverso
proprio sulle parti più deboli. Quando poi magari si porta rispetto, si saluta e si fa fare l'inchino alla Madonna di fronte alle case di pesci appena appena un pochetto più grossi, poi nemmeno diciamo grandi, però comunque c'è proprio questo aspetto dell'accanimento sulle fasce più deboli della popolazione, che sì, sicuramente poi negli Stati Uniti prende esattamente questa sfumatura razziale. Va bene, poi vedremo come continuerà questo dibattito, proprio che collega la War on Drugs ai fatti di Ferguson. E ora io direi c'è il tempo di passare tranquillamente al secondo argomento, che ve lo introduco. Questa è una polemica che c'è stata su Facebook, che dura da ieri, mi sembra. Il post è di 18 di agosto, quindi ieri l'altro, ed è un post di una ragazza che è una delle dirigenti del movimento Free Weed, che qualche volta ne abbiamo parlato, abbiamo intervistato anche Stefano Ritore, c'era Follia, che è stato il fondatore proprio del progetto Free Weed. Lei si chiama Lisa Litz su Facebook e ha scritto: se la cannabis migliora la qualità della vostra vita e quella degli altri, è semplicemente cannabis. E bisogna anche capire che cosa vuol dire. Segue poi un'immagine, qui c'è scritto support medical marijuana e il medical è cancellato. Cioè lei dice: se si deve fare una battaglia per supportare la legalizzazione della marijuana, della cannabis in generale, e non soltanto usando come argomento principale questo del medical. Questa è una polemica che c'è un po' da diversi mesi e che coinvolge Free Weed, queste per dirti le piccole beghe interne al mondo antiproibizionista italiano, mentre intanto fuori succedono cose appunto come Ferguson o peggio ancora in Africa, eccetera. Noi ci si sta qui in Italia a litigare fra i movimenti antiproibizionisti, ed è coinvolto Free Weed e il club La Piantiamo di Racale con Andrea Ciscioglio, che anche in questo dibattito, diciamo, che si è svolto da 2 giorni su Facebook, si è prodotto in una serie di affermazioni di tutto rispetto, ma anche purtroppo di offese, perché poi ci sono anche dei metodi oltre che del merito, e nel metodo veramente l'offesa, insomma, ci risulta un po' carente, se non altro come argomentazione. È intervenuto anche Cinquini, che è un medico che ha scritto anche dei libri sulla cannabis, e in pratica, diciamo, ora non ve lo sto a leggere tutto anche perché è pieno di piccoli fatti personali che sono incomprensibili per un grande pubblico, diciamo. Però c'è un po' di domande che vengono fatte al club La Piantiamo di Racada, gli viene chiesto lo statuto, gli viene chiesto un po' conto di questo progetto, perché dice: ma voi la piantate, ma poi in realtà non la piantate mai. Andrea Ciscioglio risponde che adesso loro inizieranno un'autoproduzione da parte del comune e della regione. Come faccia il comune e la regione a chiamarsi autoproduzione, io non l'ho capito, sarà che non capisco l'italiano, però se la fa il comune o la regione non si chiama autoproduzione in casa mia, si chiama produzione degli enti istituzionali e non autoproduzione. Comunque, questo tanto per dire anche quanto sono chiare le idee all'interno di questi dibattiti. Gli altri Free Weed, d'altra parte, diciamo, mettono in piedi una polemica, perché sono stati accusati di andare a Ciscioglio, di aver raccolto dei soldi e poi di non aver fatto quello che... cioè, tutta una serie di diatribe veramente... Claudia, è scomparsa la tua immagine, prova a riavviare. Ah, scusa. No, niente. È molto che è scomparsa? No, adesso. Allora la rimettiamo subito. Okay. Dovrebbe ripartire. Sì, dovrebbe, perfetto. Ripartire. Vai, ok. Però al di là, diciamo, di tutte queste piccinerie, poi in realtà il progetto Free Weed ha dei bilanci pubblici chiarissimi su quello che ha incassato o no. Non è riuscito a fare il referendum, ma d'altra parte noi radicali sappiamo bene quanto sia difficile tagliare e cucire. Poi c'è stato anche il cambiamento della legge, quindi ovviamente hanno dovuto ripensare tutto da capo, e quindi continuano comunque la loro azione antiproibizionista di gruppi, è un gruppo molto forte, almeno sui social network, ma poi ho visto che è forte anche nella realtà, perché li ho incontrati a Fermo nelle Marche, a Felina nell'Emilia Romagna, insomma li ho incontrati anche in diverse parti d'Italia, ci sono delle persone, delle sedie, delle cellule da un po' dappertutto, movimento antiproibizionista specificamente sull'erba, e solleva in maniera forte questo argomento: se questo accentrare tutto il discorso antiproibizionista dando priorità alla battaglia per la cannabis terapeutica in qualche modo non nuocia, invece di essere positivo, al movimento per la legalizzazione, perché un discorso è il libero accesso ai farmaci, che è una cosa ben diversa dall'antiproibizionismo. Sono due cose legittime che vanno perseguite, però sono due cose veramente e completamente diverse. Non è accettabile che si debba pensare
che io devo andare dal medico, se voglio fumare me lo deve dire il medico e farmi il certificato, perché questo non è antiproibizionismo, è giusto che ci sia il libero accesso ai farmaci, però è una battaglia che non può essere quella prioritaria degli antiproibizionisti. Questo è un po' il discorso di Freeweed, e ci sono risposte di altri che invece, malati anche, che richiamano, ma loro sono malati, ma loro soffrono, ma loro hanno da andare a assistere l'amico, lo devono lavare, per carità, ci mancherebbe altro che non si capissero questi argomenti, però questo non rende una battaglia prioritaria, perché allora ci sono, come abbiamo visto, i morti bambini, 50.000 bambini ai confini degli Stati Uniti, che valgono quanti malati. Se vogliamo fare una guerra a chi vale di più, se un malato o un minore in stato di disagio, diciamo che le cose sono anche tanto, tanto simili, non esiste priorità, ognuno si prende il suo campo e non si può dare addosso e offendere chiunque dica la mia priorità è la legalizzazione di tutte le droghe, come dico io. Per me la priorità non è la cannabis terapeutica, ma non c'è niente di male, la sua lo è, ognuno porterà avanti le sue battaglie, possibilmente collaborando e possibilmente senza questi strascichi polemici sul patto. E su questo, Yolanda, io un parere te lo chiedo sulla terapeutica e sulla legalizzazione. Io è tanto che sostengo che settorializzare e dare priorità a determinati aspetti piuttosto che ad altri, poi alla fine determina un indebolimento della battaglia che noi dobbiamo fare, perché appunto la settorializza, divide il movimento antiproibizionista in tante piccole faide che si scatenano fra i gruppi. La legalizzazione, l'antiproibizionismo deve riguardare innanzitutto tutte le droghe, perché noi vogliamo che siano tutte controllate e quindi vanno legalizzate tutte, che poi ci siano degli step, quindi che siano necessari e quindi si possa affrontare il discorso gradualmente, prima legalizzando le cosiddette droghe leggere, che a me piace anche poco come termine, ma così le chiamiamo, e poi man mano andando avanti. La battaglia però deve essere compresa nella sua totalità. Cosa vuol dire dare la priorità? Perché loro sono malati di sclerosi piuttosto che di malattie gravissime, lo comprendo, e hanno tutta la mia solidarietà e dovrebbero avere accesso libero a questi farmaci, su questo non ci piove. Ma chi soffre di una grave depressione, chi ha altri tipi di patologie che magari sono anche poco dimostrabili, che anche sono poco, dove sta scritto che soffre di meno? Magari la persona malata vive e il depresso si ammazza, cioè anche essere costretti appunto a fare l'elenco delle patologie, cioè mi sembrano questioni di lana caprina che fanno perdere di vista l'obiettivo comune, che dovrebbe essere quello di legalizzare e di cominciare a partire davvero con la coltivazione in proprio, ma quella vera, per carità, se poi le istituzioni decidono di farlo, ben venga, ma è altra cosa. Io penso che tutto ciò abbia molto bloccato, cioè siamo tornati indietro, non so come dire. Negli anni 90 facevamo le disobbedienze per la legalizzazione della marijuana, punto. Adesso tutta la battaglia di radicali italiani, Rita Bernardini, tutta questa strisciuoli, tutta questa cosa qua, a mio parere ci hanno portato molto indietro rispetto al discorso generale della legalizzazione. Ok, Gianni? Beh, io allora
quindi, vabbè, a parte ovviamente adesso qui su tre persone toccherà pure fare qualcuno che deve fare, no, la certo, del diavolo. Infatti. Però dunque io penso che storicamente sia innegabile che l'antiproibizionismo sulle droghe in qualche modo è precedente alla poi scoperta che alcune di esse, ovviamente questo termine droghe, insomma lo chiamiamo così per comodità, e parlando della canapa, della marijuana, poi abbia avuto avesse poi delle utilizzazioni anche mediche. Quindi diciamo è una cosa, una scoperta successiva. Scusami se ti interrompo un attimo. Anche l'oppio e la coca hanno da riconosciute da ugualmente millenni, e infatti vengono usate terapeuticamente, la morfina, la cocaina come anestetico locale. Scusami, ti ho interrotto perché... No. Io intendevo, diciamo, proprio siccome sappiamo che appunto in alcune regioni è regolamentata questo utilizzo terapeutico, però è una cosa ben più recente della battaglia antiproibizionista generale che è contro appunto questo tipo di sostanze naturali. E quindi anche tutto quanto il portato antiproibizionista che in tutto il mondo esiste, l'organizzazione e così via, storicamente sono quelle lì che più folte, più organizzate, quelle che appunto erano per una legalizzazione totale, insomma. Poi dopo si è introdotto il discorso terapeutico, è anche vero che ci può essere chi è proibizionista, però diciamo ritiene di fare un'eccezione nel caso appunto della terapia. Anche io sono generalmente cerco di evitare di prendere medicine, ma se mi dovessi trovare in una situazione in cui una medicina mi cura, ovviamente è una cosa grave. È certo singolare il fatto che in uno stesso movimento, che è appunto quello radicale, che si è sempre battuto appunto per l'antiproibizionismo in generale, e poi insomma sia una e che quindi secondo me che contiene anche l'utilizzo terapeutico, perché poi insomma io secondo me ha una dignità anche il semplicissimo uso ludico. Cioè io adesso sto fumando, anche quello è un uso ludico. Se io bevo del vino potrei anche evitarlo, però mi piace bere del vino, ovviamente senza eccedere. Cioè il semplice utilizzo senza una finalità appunto terapeutica di una sostanza, secondo me ha una sua dignità, è un esercizio di libertà che con responsabilità va fatto e dovrebbe appunto essere in qualche modo posto con la stessa dignità anche dell'uso terapeutico. Il quale uso terapeutico poi comunque sia si espone al fatto che nel tempo magari il progresso scientifico aumenta e sono necessari poi tutti gli vari adeguamenti burocratici, gli inserimenti nelle tabelle. Sappiamo poi con tutti i vari ritardi che ci sono in Italia, la tempestività, poi le varie regolamentazioni regionali che sono in qualche modo non sempre uguali, insomma, da un posto all'altro, diventa insomma una sorta di burocratizzazione. Certo, questo è il punto di vista mio, di una persona che è decisamente antiproibizionista su queste sostanze. Io sono molto più preoccupato perché io ritengo che insomma è un utilizzo di una sostanza naturale come il tabacco, per quanto poi ovviamente faccia male perché fumi e così via, ma sono sostanze naturali. Sono molto più preoccupato invece delle sostanze, diciamo, anche quelle chiamate droghe, insomma quelle sintetiche, pasticche varie, di cui obiettivamente, pur volendo usarle, non si sa obiettivamente che cosa contengano, ma quella è un'altra cosa, almeno dal mio punto di vista. Per quanto riguarda queste sostanze, ecco, ritengo che ovviamente l'aspetto quello più ampio, quello dell'antiproibizionismo, con dignità anche per un uso ludico, dovrebbe avere la precedenza e dovrebbe essere, secondo me, anzi sarebbe più, darebbe forza maggiore anche all'utilizzo terapeutico, visto che giustamente, come Marco Pannella diceva, il mondo in qualche modo su questo utilizzo della canapa, soprattutto, che particolarmente è stata criminalizzata nei tempi, come sappiamo, in questi ultimi tempi, decenni, ecco, diciamo, il mondo un pochino si sta ravvedendo. Abbiamo avuto l'esempio del paese lì in Sud America, adesso mi viene l'Uruguay. Che è una legalizzazione, però non è una liberalizzazione, perché lì diventa una coltivazione di Stato, però è un approccio antiproibizionista. No, poi ufficiale. Hanno aperto anche, dopo lungo dibattito, hanno aperto anche all'autocoltivazione, per cui c'è un numero di piante al di là di quella prodotta dallo Stato, anche se poi l'attuazione
è un po' ferma. È interessante il tuo discorso sulle pasticche, in realtà poi apre anche a tutto quello che è l'uso degli psicofarmaci, e direi che molto, secondo me, si fa confusione col fatto che la sacrosanta battaglia per il diritto alla libertà di cura e terapia, che è stata intrapresa dall'associazione Luca Coscioni da anni e che secondo me è giustissima, cioè ognuno è libero di curarsi e di farsi la terapia che vuole, è una sacrosanta battaglia, però è cosa in un certo senso diversa, anche se rientra nel filone dell'antiproibizionismo, però è una cosa che va un attimo scissa, perché è un discorso da libertà di cura e di terapia che mi permette di poter decidere io con che cosa mi curo e che terapie uso, anche a livello appunto le pasticche, tutto quello che poi è un discorso molto complesso, o i giorni di ospedale, io posso firmare e venire via, però è un diritto non molto conosciuto, cioè la libertà di decidere un po' del proprio corpo come ci pare, però è cosa un po' diversa dalla legalizzazione delle droghe, e invece se ne fa molta confusione alla fine, perché stando le cose come sono ora sul diritto di libertà di cura e terapia, che sono messe piuttosto male, ci sta che ai malati venga dato il Sativex, come sappiamo benissimo, o un Sativex italiano, per carità, prodotto magari in Italia, gli venga detto: bene, ora avete il vostro farmaco cannabinoide, non ci rompete le scatole, perché l'autocoltivazione non fa parte dei diritti dei malati, fa parte dei diritti dei cittadini, non c'entra niente che l'autocoltivazione è un diritto del malato, l'autocoltivazione è un diritto del cittadino, perché io nel mio campo, nel mio orto, non faccio male a nessuno, non c'è vittima, non c'è reato, e coltivo liberamente le piante che più mi piacciono, che poi mi ci voglia fare la crema di bellezza e che la voglia fumare o che la voglia offrire al dio Ganesh, questo è un fatto che appartiene alla mia sfera assolutamente personale. Ora abbiamo pochi minuti e volevo passare alle carceri, perché è importante anche affrontare in questi ultimi 5 minuti anche il discorso delle carceri, l'articolo che prendiamo di riferimento: svuota carceri e scontro politico sulla denuncia degli agenti su crollo arresti, e scontro sulla norma svuota carceri. I funzionari di polizia hanno fatto proprio una lettera aperta al ministro dell'interno: sono stati dimezzati gli arresti, intervenga Alfano, perché bisogna naturalmente arrestare di più, non va bene che si siano dimezzati gli arresti, troppi pusher in libertà, dunque sembrerebbe. Questi funzionari di polizia hanno scritto queste testuali parole. No, questo lo dice il deputato. Scusate, perché lo sto mettendo. Il deputato da me, Simone Valiante. Dice: se la svuota carcere deve consentire ai pusher di spacciare impunemente, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e che merita di essere corretta. Quindi sta dalla parte dei funzionari, Valiante, giusto? Sì, perché non possiamo frustrare l'operato di forze dell'ordine e magistrati, né possiamo consentire che alcune zone dei quartieri delle nostre città si trasformino in ghetti. Se il ministro Alfano può intervenire attraverso una circolare o una direttiva, bene, altrimenti se è necessario si ponga rapidamente mano alla norma, anche perché gli spacciatori sono più pericolosi de vu comprà. Testuali parole di questo deputato. Ora, all'interno del PD ci sta la presidente della commissione giustizia Ferranti, che invece, esatto, che dice: manca una corretta informazione sullo spirito della legge, e si riferisce ai fatti di lieve entità, per evitare che non vedano subito il carcere quei ragazzi che magari spacciano un po' di droga agli amici per procurarsi la loro volta. Insomma, secondo la presidente Ferranti, la norma vale solo per la piccola cessione occasionale e non certo per uno spacciatore seriale. Ma gli funzionari di polizia sostengono, date alla mano, che è calato il contrasto delle forze dell'ordine allo spaccio di strada. Ora, in che maniera le forze dell'ordine possano pensare di rendere sicure alcune zone dei quartieri delle nostre città e non farle diventare ghetti? In che modo? Continuando ad arrestare a raffica piccoli spacciatori, non ragazzi che vanno a comprare per gli amici. Piccoli spacciatori, che cosa sono? Manovalanza della criminalità organizzata, molto spesso extracomunitari, poveracci, disagiati, tossicodipendenti, che quando vengono arrestati ce ne sono altri 10 che prendono il loro posto. Direi che questo calo di arresti darebbe molto tempo libero alle forze dell'ordine per cercare magari di risalire un attimo, di risalire un attimo più in alto e di andare un attimino a vedere quello che succede in posti tipo Gioia Tauro, dove anche l'altro giorno è stata sbandierata questa grandiosa operazione che addirittura ha dato un colpo definitivo e pensa che è considerato Gioia Tauro uno dei posti mondiali di maggiore spaccio e transito
di cocaina in tutto il mondo, non da me considerato, ma da forze di polizia, ministeri degli interni internazionali e indagini a livello proprio globale, risulta Gioia Tauro uno dei punti di scambio più grossi a livello di traffico di cocaina. E 18 arresti, si è considerato che con 18 arresti, mi sembra 150 kg sequestrati, si sia dato, a questo punto è stroncata completamente e non è più la prima nel mondo per il transito di cocaina. Quindi io direi che prima ancora di andare per le strade a catturare, a mettere in gabbia le persone più disperate che esistono nella società nostra, forse sarebbe meglio andare a dare un'occhiata alla corruzione, alle connessioni e alle complicità politiche, colletti bianchi, funzionari di banche, finanzieri, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, questa no, è una cosa reazione istintiva proprio. Sì, no, no, infatti una cosa volevo dare un piccolo incremento di informazioni, perché su questa polemica di questa lettera appunto dei funzionari di polizia che sono allarmati interviene anche il responsabile della sicurezza del PD, quindi vediamo che anche all'interno del PD ci sono insomma opinioni abbastanza contrastanti. Tale Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del PD, che dice: la denuncia dei funzionari è molto utile, commenta Fiano, penso ci sia stata una non sufficiente interpretazione di quel che ha stabilito il Parlamento. Per questo alla riapertura della Camera proporrò che la prima commissione insieme a quella giustizia organizzi un'audizione dei funzionari di polizia per discutere con loro gli effetti della legge. Se loro denunciano un effetto negativo, per noi invece la nuova scelta del legislatore non indebolisce l'efficacia della lotta allo spaccio. E conclude, importante secondo me perché si lega anche al discorso carceri, ma siamo così sicuri, domanda Fiano, che con le leggi precedenti che prevedevano l'utilizzo della carcerazione si riusciva a debellare il fenomeno dello spaccio? A volte si entrava in prigione in un modo e si usciva anche peggio. E poi insomma alla fine ecco lì che si torna al discorso carceri, queste carceri che utilizzate per rendere sicure in qualche modo la città, che queste carceri poi stanno in città, anche quelli sono territorio della città e che sono, come sappiamo, tutt'altro che sicure, tutt'altro che diciamo luoghi di percorso e di in qualche modo rieducazione, riabilitazione delle persone. E Emanuele Fiano appunto dice sì, si entrava in un modo e si usciva anche peggio, in che aumentiamo questo peggioramento delle persone che si mettono in carcere, che poi prima o poi dovranno uscire, e avremo appunto delle persone peggiori di quelle che sono entrate, con il relativo ovviamente pericolo per la cittadinanza, perché poi chiaramente sono c'è la recidiva e così via, insomma. Sì, questo argomento delle carceri rispetto alla droga è un argomento che leggo su tantissimi articoli in tante parti del mondo, naturalmente anche in America, e lì naturalmente con l'aspetto, tornando al discorso precedente all'inizio della trasmissione, con la sfumatura in più che le carceri traboccano e sono piene di minoranze appunto di black and brown, afroamericani e ispanoamericani, da noi sono piene infatti di extracomunitarie e dei soggetti più deboli. Io vorrei lasciare la conclusione a Yolanda su quest'ultimo argomento delle carceri e poi chiudiamo. C'è poco da aggiungere o molto da aggiungere. Quello che volevo dire prima è proprio questo, che purtroppo anche al nostro interno abbiamo arretrato il dibattito rispetto alla battaglia sulla legalizzazione delle droghe, e anziché discutere e informare e sollecitare l'opinione pubblica a riflettere sull'importanza della legalizzazione di tutte le droghe, e partendo, va bene, dalla legalizzazione delle droghe leggere, ma passando immediatamente a una regolamentazione delle droghe in generale, perché le nostre carceri sono piene di disgraziati, sono dei lazzareti, sono piene di persone che stanno male, che sono malate, di tossicodipendenti, di ragazzini che entrano per due piantine sul balcone ed escono magari che si sono infettati, che hanno imparato il peggio che si poteva imparare per la vita, e mi pare che una lettera così da parte dei funzionari di polizia sia da contestare con tutto il fiato che abbiamo in gola.
ma meno male che non arrestano più tanto i piccoli spacciatori, ma facessero altro, veramente. Io conosco anche funzionari di polizia che sono stufi di fare questo. Sarebbe meglio andarli a cercare, farli parlare, intervistarli. Radio Radicale, cosa fa? Questo chiedo. Parliamo, si parla continuamente delle piantine che Rita Bernardini sta facendo crescere da dare ai malati, e tutti quelli che sono in galera, tutti quei poveri disgraziati di cui sono piene le nostre galere, dove li mettiamo? Cioè, il discorso si è troppo concentrato e si è troppo lo abbiamo limitato, lo abbiamo reso meno efficace di quello che invece sarebbe utile fare. Questo penso. Bene, per la polemica interna vi mandiamo all'intervista che nei prossimi giorni tu, Gianni, mi farai, che sarà sulla situazione interna radicale, perché stiamo sconfinando, per cui per quell'analisi della situazione radicale andiamo alla prossima. Yolanda ha acceso una miccia. Yolanda ha acceso la miccia, e quindi alla prossima volta. Grazie Gianni, grazie Donato per la regia. Ciao con Leggera Euforia, alla prossima puntata. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima, ciao.